dopo a che ora? Nella quale ci illustrerà una proposta per valorizzare maggiormente la messa a dimora degli angeli in zona 9 e in città, ma comunque l'intenzione poi della commissione è di fare una proposta di delibera sulle sue proposte. Quindi cominciamo a sentire la storia dalle sue parole, poi se ci sono interventi a voi consiglieri la parola. Grazie. Buonasera a tutti. Due anni fa, il 21 marzo del 2011, proprio in questo giardino della zona 9, fu posto l'albero per un bambino, mio nipote, morto. Ma l'albero e la targhetta sotto l'albero diceva: un albero per il piccolo Kevin e da partire da Kevin per tutti i bambini, per tutti, questo per tutti. In quell'occasione ci fu la partecipazione delle scolaresche, tutti con il naffiatoio, è stata una bella cosa. In quell'occasione, faccio in breve, il sindaco Giuliano Pisapia mandò un messaggio dove a un certo punto diceva, questo messaggio: con questo albero il Comune di Milano dà applicazione ad una legge del 92 mai attuata a Milano e avanti. Sono trascorsi due anni e io non vedo ancora applicata a Milano questa legge del 92. Anzi, a maggior ragione, vi aggiorno, legge che poi è una delle pochissime leggi, io vi sfido di andare a cercarne un'altra, dove inizia. Legge numero 113 del 29 gennaio del 92 e inizia proprio così, la legge, il titolo, obbligo dei comuni, obbligo, ho mai visto una legge che inizia con la parola obbligo dei comuni di residenza, non dove nasce il bambino ma dove prende residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato a seguito della registrazione anagrafica, quindi obbligo dei comuni. Questa legge, l'anno scorso, 2013, la legge 10 del 14 gennaio 2013, recepisce questa legge del 92. È la legge del 14 gennaio 2013, numero 10, dal titolo Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Articolo 1 istituisce il 21 novembre quale giornata dell'albero o degli alberi, però l'articolo 2 e il 3 riprende la legge del 92, dicendo l'obbligo rimane, ma al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, quindi vuole aiutare a rispettare quello che era un obbligo dei comuni. E porta delle modifiche, le dico alcune. Una modifica non è più estesa a tutti i comuni, ma solo i comuni superiori ai 15.000 abitanti. Non più solo per i bambini nati, ma anche per quelli adottati, e via dicendo. Quindi ci troviamo di fronte a due leggi, quindi si fanno belle leggi e rimangono lì ferme, nessuno applica se non in sporadici luoghi. L'articolo 3 nomina addirittura per il monitoraggio, per vedere se questa legge viene attuata, nomina un comitato nazionale. Prima di uscire mi sono andato sul computer a cercarmelo, vedo che a ottobre è stato nominato questo comitato dal Ministero dell'Ambiente, è stato nominato proprio per vedere se i comuni ottemperano o bene. Quindi chiudo la parte che riguarda quasi l'obbligo, le leggi e l'impegno del Comune di Milano, che era il 21 marzo 91 con questo albero. Diamo applicazione, non è ancora fatta. Non è che in questo periodo io mi sia dedicato solo a questo,
Ma evidente, è stato cambiato l'assessore all'ambiente, quindi ero ritornato alla carica, è uscita la legge numero 10, mando la lettera all'amministrazione, tutto lettera morta. L'unica iniziativa che sono venuto a sapere sia stata fatta a novembre a Milano, ma da Lega Ambiente in una scuola, mi pare di via Graf, presente l'assessore, e quando telefono al comune, ma allora non fate niente, ma no, l'assessorato, no, non è un'iniziativa dell'assessorato, ma è stata un'iniziativa della Lega Ambiente, proprio che ha iniziato a Milano e ha fatto in quella scuola, a Varese, come via dicendo. Quindi come comune non c'era niente. È evidente che qui il venire nella zona voleva dire proprio che la zona, io inviterei a fare proprio quello che doveva essere l'impegno preso che la zona fece con quella posa del ciliegio per mio nipote. Questo è brutto dire mio nipote, mi è antipatico vedere l'oggetto, il signor Luciano Vailati, perché è una cosa che io deve essere proprio una cosa che va al di là delle ideologie, dei nominalismi. Anche perché, se vogliamo, la legge 92 è la legge Rutelli, veniva chiamata. La legge 10 è la legge della Prestigiacomo, quindi vedete che si allarga, va al di là l'albero, la vita. Quindi io le mie proposte sono, siccome l'ho già fatta anche bozza di un'interpellanza in comune, ma è rimasta lettera morta, anche al consigliere al quale mi ero rivolto, falla girare, divulgala, farla diventare proprio per stimolare l'amministrazione. Io, perché l'idea era proprio questa, che non è che il problema era di mettere gli alberi, io qui una lettera che ho scritto a Giuliano Pisapia, perché l'ho incontrato, che usciva da una conferenza sull'Expo, e ma vai avanti, ne abbiamo messi 7.000. Ma a me non è il numero, a parte che all'inizio dicevo che non sapevano dove metterli, e non avevano soldi, a parte si può intervenire anche la regione, eccetera, non entriamo in questo campo. Ma il problema non è il mettere alberi e la quantità, oppure anche per ogni bambino, che quindi nascono 10.000 in Milano che prendono la residenza, ma fare diventare questa iniziativa proprio un coinvolgimento della società, del decentramento, delle scuole. Difatti prima di uscire sono andato su, perché non è che sto seguendo questa cosa, anzi ringrazio chi mi ha invitato a esporre per stimolare. Guardo che proprio a ottobre, a novembre, il Ministero dell'Educazione e il Ministero dell'Ambiente avevano fatto una circolare, però si vede che qui in Regione Lombardia è rimasta lettera morta, è arrivata al provveditorato, ha fatto il suo comunicato stampa e stop, ma stimolava perché le scuole facessero proprio questa idea. Allora io chiarito che non essere un problema di, è un problema di educazione, di coinvolgimento delle scuole, dell'ambiente. E nel frattempo, quando ero partito con questa storia dell'albero, che voleva dire albero e vita, perché nasceva da un lutto, chiamiamolo, per mio nipote, però era trasformiamo il lutto in qualcosa che gli alberi danno senso di vita. Nel frattempo partecipo ad alcune iniziative, vedo sulla musica delle orchestre giovanili, esce un libro con una Abbado dalla prefazione, era La musica salva la vita, e qui a lei dico colleghiamo gli alberi, salva la vita, musica salva la vita. Vedo che l'Expo, al di là pro, contro, no, Expo alimentazione, quindi vita, ma e propongo al comune, facciamo delle iniziative anche in vista dell'Expo, dico avete tempo dell'Expo per fare in modo che anche quegli alberi che verranno piantati all'Expo siano questi alberi, almeno visto che iniziative non vengono fatte, siano dedicate per tutti i bambini del mondo. Questo non è che ci voglia granché per dire che questi alberi dell'Expo, visto che è mondiale l'esposizione. Quindi per tornare, io vi leggo, quando parlo di coinvolgimento delle scuole, perché nel frattempo da quell'iniziativa che c'è stata mi sono visto giornali con titoli di questo genere, Milano giungla dei grattacieli, e dico cazzo,
scusate, ma giungla degli alberi mai possibile, e giungla dei grattacieli, io abito lì in zona Isola, piazza Archinto, ci sono le nuvolette, se l'amministratore delegato dei grattacieli, che mi piace, non è, vado anch'io lì a largo Aulenti a vedere, però lì si fa l'inaugurazione delle nuvolette, promosso da chi? Promosso dall'amministratore delegato dei grattacieli, con la partecipazione delle scuole. Dico, ma è possibile che non riesca il comune a fare propria questa iniziativa? Quindi io termino dicendo che l'invito era che il comune facesse proprio un progetto obiettivo, un progetto cittadino, poi da sottoporre, da concretizzare nei vari ambienti, e in questo progetto devo dire coinvolgere, poi chiedere al comune come zona quale iniziative intende fare a proposito di queste leggi, se gli sono arrivate circolari dal ministero, poi se su tali iniziative verranno informate le famiglie. Quindi vedete che non è che chiedo chissà che cosa, ma comune, che iniziative vuoi fare per applicare le leggi? Perché se io vado sul tram e non ho il biglietto, non applico una legge, una norma, mi prendo la multa. Qui ci sono due ben leggi chiare, lampanti, ma i comuni non l'applicano. Quindi l'invito è proprio che venga fatto proprio dal decentramento, non so se è fatta una mozione, un ordine del giorno, un'interpellanza, come sia la procedura, rivolta anche al comune, perché vedete che io mi rivolgerò anche in altre zone a questo punto, si rivolga al comune, concludo proprio, come ci sono stati per esempio i 3 giorni della Book City, proprio in quei 3 giorni della Book City, e terminata la Book City, l'assessore del Corno, assessore della cultura, testuali parole, dice: iniziativa promossa e realizzata insieme a. Quindi, siccome io non ero associazione, come è avvenuto l'altra volta che ho fatto il convegno e ha partecipato Roberto, perché non ero associazione, manco prendono l'iniziativa. Quindi un'altra idea era questo: come c'è stata la Book City, ci siano 3 giornate, 2, fatele come volete, ma di qui all'Expo, delle giornate dedicate all'ambiente, agli alberi, non so, chiamateli come voi. Quindi iniziative, se si volgono, ci sono anche a supporto la legge, ma il problema è quello del coinvolgimento delle scuole, come c'è stato nel piccolo qui nella zona 9, che c'erano le scolaresche, sono andate a casa tutti con l'alberello e mi pare che innaffino. Quindi concludo un po' nella confusione tutto quanto, ecco, poi sta a voi fare proprio o meno con grazie signor Vailati. Sì, grazie. Allora, intanto ci tengo a precisare che la legge obbliga i comuni a piantumare, e questo viene fatto, poi bisogna vedere se in modo sufficiente o no, ma questo il comune lo fa. Il problema è che la legge dice obbligo, però non dice obbligo, non è sul numero, è questo che voglio fare. Appunto, sto dicendo che la misura non è così tangibile, per cui la piantumazione degli alberi viene fatta. Quello che forse manca è una cerimonia, un qualcosa che evidenzi questa attività, che se no passa come puro tecnicismo e poco più. Quindi quello che ci sembra valido nella sua richiesta è proprio questo: valorizziamo maggiormente questo momento significativo, perché non passi nell'assoluta indifferenza o comunque nel silenzio di un'opera comunque tecnica che magari non lascia il segno in nessun modo, pur essendo comunque rispettata la legge. Cioè, questo ci tengo a chiarirlo, cioè, se volete ho i dati di quelli che sono intanto la legge è del 2000, come diceva lei, è del 2013, quindi un anno e 10 mesi fa, e 4 mesi fa, gennaio 2013, che recepisce una legge del 92,
ma che non era mai stata attuata e che finalmente adesso con questa legge del 2013 ha ricevuto la risonanza effettiva, la ricordo anche quando è uscita sui giornali, per cui mentre quella del 92 non, io sinceramente non la conoscevo, quindi effettivamente è stato messo in piedi adesso, solo a ottobre è stato messo in piedi il comitato di monitoraggio, se vogliamo chiamarlo così, quindi è ancora un po' in divenire. Anche la stessa legge chiede che entro un anno dall'entrata in vigore i comuni si attrezzino a mappare tutti gli alberi, quindi è una cosa che prenderà piede un po' alla volta, ma che comunque vogliamo, e glielo dico già subito, rafforzare nel senso che proponeva lei, cioè ricordare, far passare questo evento non come puro tecnicismo ma come significativo passaggio da sottolineare, magari anche con una cerimonia o un'attività alla quale far partecipare i bambini. E allora quello che mi sento di dire adesso è: facciamo noi una proposta di delibera che riassume questo come fossero delle linee di indirizzo. Dopodiché, visto che c'è una giornata nazionale degli alberi il 21 di novembre, cercheremo di organizzare qualcosa per quella data. Intanto facciamo queste linee di indirizzo da subito, poi da qui al 21 di novembre, che sarà la giornata nazionale degli alberi, organizzeremo in zona quantomeno, poi magari chiederemo che avvenga anche a livello cittadino e che una di queste espressioni sia realizzata in zona 9, come ci auguriamo in ogni altra zona della città, perché anziché fare una cerimonia se ne potrebbero fare 9 nella stessa giornata, perché ogni zona possa valorizzare l'evento. E quindi l'intenzione è questa: già da subito facciamo una proposta di delibera con le linee di indirizzo che sono quelle che indicava lei, e poi per il 21, da qui al 21 novembre organizziamo qualcosa per quella giornata, tenendo presente che è proprio un giorno prima, giusto? Il 22 novembre è la giornata dei bambini, dell'infanzia, per cui possiamo legare eventualmente anche al consiglio di zona dei ragazzi e delle ragazze come organizzazione, come coinvolgimento anche loro, in modo che sia effettiva la presenza anche di bambini, di scolaresche in quell'occasione. Questo è quello che mi sembrava utile. Ci sono degli interventi. De Lorenzo, prego. Volevo solamente chiedere una cosa, perché non ho capito molto bene la faccenda, sinceramente. La legge nel suo interno dice si piantuma o viene piantumato una volta che nasce un bambino. Com'è? Non ho capito la dicitura esatta della legge, perché sinceramente mi sfugge. Cioè, la piantumazione non è legata oppure legata, no? Perché da come era nata mi sembrava... C'è qualche altro intervento, dopo diamo le risposte globali. Allora, io ce l'ho qui la legge, poi magari... Comunque è rintracciabile, vi do gli estremi. Legge del 14 gennaio del 2013, numero 10. Sì, legge nazionale. Promulgata dal Presidente della Repubblica. Allora... Primo articolo dice, come ha citato il signor Vailati, la Repubblica riconosce il 21 novembre quale giornata nazionale degli alberi. Poi, vediamo di trovare il punto esatto. Sostanzialmente non è possibile piantare un albero ad ogni nascita, perché gli alberi hanno stagioni specifiche di piantumazioni, quindi si chiede che nell'arco di 12 mesi siano piantati un numero di alberi uguale a quello dei nati e residenti e dei bambini affidati e residenti adottati nel comune di riferimento. Ovviamente, qui, eccolo qua, l'articolo 1, perché questa la legge del 14 gennaio modifica quella del 92, quindi le diciture non sono complete. Dice all'articolo 1, dopo le parole i comuni, viene inserito con popolazione superiore a 15.000 abitanti, anziché entro 12 mesi sono sostituite con entro 6 mesi.
dopo le parole neonato residente, quindi non c'è la frase completa, però il senso è questo: siccome gli alberi non possono essere piantumati in qualunque momento dell'anno, il computo annuale nell'arco dell'anno deve essere piantumato un numero di alberi pari alle nascite di bambini che poi risiedono nel comune e ai bambini che vengono adottati. Non deve neanche essere associato un albero ad ogni bambino con nome e cognome, cioè quel bambino ha quell'albero, cioè è solo un quantitativo indicativo. La legge ha la finalità. Sì, anche perché cioè, non è detto che in zona 1 per esempio non c'ha molti spazi per piantare gli alberi, quindi non è che si può fare zona per zona, cioè si guarda l'intero territorio comunale. Certo, tipo le vie d'acqua prevedono 7.000 alberi da soli, però... No, volevo intervenire dopo la spiegazione tecnica del Presidente della Commissione Ambiente e riportare invece il dibattito su una disquisizione più sensibile all'argomento e all'obiettivo e a quello che ci si vuole porre con questo tipo di intervento, perché se facciamo tecnicismi poi ci perdiamo. L'obiettivo è quello di valorizzare e quindi piantumare, no, il territorio del comune, il territorio nazionale, in funzione, qui è legato alle nascite, ma sarebbe più giusto dire in funzione dei bambini che possono usufruire del verde che fa bene alla loro salute, e eccetera, eccetera, tutte queste cose che purtroppo ci dimentichiamo troppo spesso e che sono ovvie e lampanti, ma quando le cose sono ovvie e lampanti non le vediamo. Allora, io direi che è giustissima, cioè per quanto mi riguarda, è giustissima la proposta di fare una delibera con delle linee di indirizzo e poi focalizzare attorno al 21 di novembre, se non è il 21 e il 22, ma comunque anche una settimana che possa coinvolgere tutta una serie di soggetti che diano enfasi, che diano un senso elevato alla posa degli alberi, che possono essere alberi anche non pregiati, che possono essere alberi, voglio dire, il verde è verde, ha la sua funzione, è il simbolo che ci porta a dire siamo coscienti che serve piantumare e quindi serve aumentare il verde per migliorare l'aria per i nostri bambini. Questo mi sembra... Mauri? Sì, no, solo per chiedere una cosa. In via Murat ho visto che hanno piantumato almeno, messa a dimora, almeno 50 o 60 alberi, ma rientra in qualcosa di particolare? C'era la Riva Giardini con un autotreno sabato scorso, ne ha scaricati almeno una cinquantina. Vedi, e qui torniamo al ragionamento che stavo facendo. Non importa quanti alberi piantiamo, se non diamo un segnale alla cittadinanza, alla popolazione, che è utile piantare gli alberi per la salute, per tutto, no? Cioè tu puoi piantare tutti gli alberi che vuoi, ma poi magari il bambino che non è sensibilizzato o l'adulto col cane che non è sensibilizzato vanno e lo rovinano, le tagliano, le massacrano. Quindi l'importante è piantumare, sì, ma dare un segnale del motivo della piantumazione. Prego. Io ho una domanda. Ho sentito riferirsi più volte a queste linee di indirizzo, ma sono state già proposte, le dobbiamo discutere, le dobbiamo vedere, perché non, cioè, o entriamo nel merito oppure è un discorso un po' così giusto, ma che, rispetto al quale bisogna capire in che modo poi si danno delle linee di indirizzo. Grazie. Sì, no, ma siccome per ottemperare la legge è sufficiente piantarli anche nell'assoluto silenzio, noi come consiglio di zona chiediamo che non avvenga semplicemente questo. Quindi quello che mi sento di proporre è buttare giù delle linee di indirizzo. Adesso mi impegno magari a farle, a recepire le vostre indicazioni in merito e torniamo in commissione e le discutiamo. Quindi giusto per fare un po' di
calendario, credo che ci sia una commissione ambiente, anzi settimana prossima ce n'è più di una, quindi martedì 2 congiunta, martedì, mercoledì c'è l'assessore, martedì è 1 giusto, martedì 1, martedì, allora mercoledì 2 c'è l'assessore, quindi lasciamolo da parte, è congiunta con lo sport. Martedì 1 invece ci sarà la commissione ambiente più territorio per fare la discussione, per prendere indicazioni su quello che riguarda la asfaltatura di strade e marciapiedi, così come chiesto dall'assessorato, e quindi aggiungerò l'esame di questo. Comunque magari ve lo anticipo via mail, lo mando via mail in modo che si arriva già con una bozza e la discutiamo più velocemente. Ricordo, quindi sono solo linee di indirizzo, focalizzeremo più un evento sul 21 novembre o intorno a quella data successivamente, in modo da coordinarci anche se ci fosse un'indicazione cittadina, per esempio, in risposta alla nostra stessa proposta di delibera. Attendiamo magari che sia lo stesso settore a farci una proposta più allargata, se no come zona 9 ci impegniamo a farla comunque. Va bene, ringraziamo il signor Luciano Vailati, restiamo d'accordo che proseguiamo appunto nel percorso di questa delibera in una prossima commissione e poi andremo a ratificare tutto. Grazie. Grazie a voi. Grazie ancora. Ora l'ultimo punto.